Grazie Presidente, non ci formalizziamo per i banchi vuoti della maggioranza, forse insomma c'è anche un certo imbarazzo a venire in aula a sentirsi dire come stanno veramente le cose su questa legge di bilancio, perché questo più che un dibattito da parte nostra è un'operazione verità che faremo anche nei confronti del Paese, perché siano preparati a quello che gli arriverà sulla testa, a quello che sarà preso dalle tasche dei cittadini con questa legge di bilancio. Bene, ieri abbiamo sentito per l'ennesima volta un discorso che non sta né in cielo né in terra, voler dare le colpe alla Lega dell'incapacità di una maggioranza fatta da un Pinocchio che ha messo insieme una manovra che è più un Arlecchino, ma il carnevale purtroppo finirà e se ne accorgeranno gli italiani, dicendo dovevamo sterilizzare l'IVA, le clausole di salvaguardia. E il senatore Pellegrini, quello dei 5 Stelle, guardava da questa parte. Ebbene, prima di pensare all'aritmetica, senatore, non lo vedo in aula, me ne dispiace, pensi alla storia, perché il 6 dicembre del 2011 c'era il governo Monti e è dall'altra parte che deve guardare nell'emiciclo, al PD che votava determinati provvedimenti, che votava il Salva Italia, che metteva le clausole di salvaguardia. Nel 2013, quando l'IVA è passata dal 21 al 22%, c'era il governo Letta, dall'altra parte deve guardare, non da questa, ma soprattutto nel 2014 c'era Renzi, quando sono stati certificati i meccanismi delle clausole di salvaguardia, non solo dell'IVA, con importi equivalenti a quelli attuali, ma delle accise dei carburanti. E lei, senatore Pellegrini, al pari dei suoi colleghi, col senatore Monti e col senatore Renzi, ci governa insieme, sostiene lo stesso governo. E glielo ricorderemo ogni giorno, come lo ricorderemo a quei colleghi, fin tanto che non ce ne saranno altri che non ne potranno più, che per restare coerenti con i loro valori, con i cittadini, con il mandato ricevuto, magari faranno scelte diverse, perché a quei cittadini prima o poi dovrete rispondere. E allora questa è una manovra che rispetto a quella di un anno fa ha una grandissima differenza. L'anno scorso noi avevamo avviato un percorso che potesse far ripartire le economie, una manovra coraggiosa che guardava gli investimenti. L'anno scorso il dibattito era: queste iniziative che voi proponete, quota 100, la flat tax per le partite IVA, hanno la copertura o meno? Quest'anno tutta la manovra è incentrata su quante e quali tassi ci siano dentro e quanto valgano, perché questa è veramente la manovra delle tasse e la manovra delle manette. E tanto per fare qualche esempio, vi dovremmo dire bravi perché la tassa sulla plastica viene posticipata e è un po' meno alta? Cioè questa è una tassa che non c'era e che voi fate cascare sulla testa delle aziende e dei cittadini con la scusa dell'ambiente. E allora voi pensate che negli altri paesi europei non si continuerà a produrre, che in Italia non ci saranno prodotti in plastica e che purtroppo la plastica non seguiterà a finire magari in mare dispersa per maleducazione e perché arriva dai paesi extraeuropei? Seguiterà tutto lo stesso, è una manovra ipocrita per fare cassa che non incide minimamente sulle abitudini dei cittadini. È stato detto, ma è una microtassa. Ma è un macro problema per chi in quelle aziende ci lavora, per chi vedrà a rischio il proprio posto di lavoro e aziende chiudere. Tassate la speranza che c'è sul lavoro, ma fate di peggio, tassate persino l'illusione. Io me li ricordo i discorsi di Di Maio, dei colleghi dei 5 Stelle, quando nel Dignità si inserì il divieto della pubblicità ai giochi, perché non si poteva speculare sull'illusione che i cittadini avevano di poter cambiare la propria condizione con i giochi. Ebbene, quella tassa sulla fortuna, che è sulle illusioni, aumenta. Andate a pescare persino lì. Allora da un lato dite che non va bene, dall'altro andate ad attaccarvi persino a questo per aumentare le entrate della manovra. Da un lato ve la prendete con le bevande alcoliche e non muovete un dito di fronte allo scandalo che è emerso in Europa, che punta ad attaccare al cuore il Made in Italy, l'agroalimentare, con l'etichetta semaforica, con un giudizio negativo sui nostri prodotti. Questo è quello che state facendo.
perché è bene ricordare che la manovra economica è solo un elemento del disastro complessivo che state costruendo per questo Paese, perché fate ancora peggio che tassare la speranza, tassare l'illusione. Voi sequestrate di fatto per un anno soldi che non sono vostri, perché nel collegato nel decreto fiscale che esamineremo la prossima settimana, lo sapete che cosa è arrivata a fare la maggioranza? È arrivata con l'articolo 3 e i successivi a dire: caro imprenditore, caro professionista che vanti dei crediti nei confronti dello Stato, io non ti faccio compensare per un anno. Cioè 4 miliardi che sono delle imprese, delle aziende, voi non glieli fate usare, quelle imprese dovranno magari accedere al credito, prendersi un fido, un mutuo per pagare le tasse, perché quel credito che vantano nei confronti dello Stato voi non glielo fate spendere. 4 miliardi sottratti all'economia reale del Paese a danno dell'azienda. Ma arriverà la prossima settimana, purtroppo poi arriverà nelle tasche dei cittadini e delle imprese, e ci venite a dire: abbiamo mantenuto tutto quello che c'era in manovra finanziaria. Ebbene, la sapete l'ultima? In uno degli emendamenti che sono arrivati, persino il superammortamento, il super e l'iperammortamento per le aziende non danno più contributi, ma danno crediti d'imposta, gli stessi crediti d'imposta che saranno bloccati col decreto fiscale. Ammesso mai che queste aziende abbiano un credito nei confronti dello Stato da spalmare nel corso degli anni. Questo è quello che fate, continuare a prendere in giro la gente, trovare soluzioni da grida manzoniana che non semplificano ma vanno a complicare, in modo tale da tenere quelle risorse che invece andrebbero liberate. E allora qualcuno però potrebbe dire: va bene, questo è quello che voi lamentate andando anche a studiare, a guardare quello che c'è nelle pieghe del bilancio, quello che passa di notte, e sarebbe stato facile citare, come ha giustamente fatto la collega Nisini, quello che è emblematico, l'emendamento sui festeggiamenti al Partito Comunista. E collega Santillo, mi permetta, non è a zero, perché sennò non sarebbe in manovra di bilancio, dice semplicemente che le risorse saranno impegnate nell'ambito della disponibilità del capitolo, quindi ancora peggio. Cioè, visto che vi vergognavate di quei 400.000 euro, avete detto: vabbè, rispetto a quello che c'è da spendere comunque, qualcosa lo impegneremo anche per questo. Quanto? Ce lo dovete dire, ci sarà l'impegno di spesa alla fine, glielo recapiteremo a casa, collega, per far vedere che non è a costo zero quel provvedimento. E allora dicevo, noi abbiamo proposto 950 emendamenti qualificati, precisi, migliorativi, ne abbiamo selezionati una parte, 150, anche questo abbiamo fatto. Non solo non abbiamo fatto ostruzionismo, l'abbiamo fatto al contrario, vi abbiamo aiutato, abbiamo cercato di non gravare noi con tempi di discussione, visto che la maggioranza non era d'accordo, fra i partiti, fra i relatori e il governo, all'interno del governo, abbiamo detto: guardate, vi togliamo la scusa, scegliamo alcuni qualificati interventi che riteniamo possano non stravolgere l'impianto della manovra, che per noi resta negativo, ma possono migliorarlo, e alcuni sono stati addirittura approvati, ma l'abbiamo fatto dando e guardando una strategia, perché è vero, tanto per tornare all'esempio della plastica, che noi abbiamo proposto di eliminarla con l'emendamento 79.1, ma accanto a questo abbiamo detto: avviamo un processo per il vuoto a rendere sulla plastica, sul vetro, sull'alluminio, dicendo: si può fare. Cioè, tutto quello che la Lega ha proposto e che presenterà al Paese il 14 dicembre prossimo col No Tax Day è fatto di cose negative che mettiamo in evidenza, ma alternative di sviluppo che puntano a sostenere le aziende, a incentivare l'occupazione, perché se non riparte lo sviluppo non riparte il Paese. E sarà chiara quella differenza che richiamava la collega Orsomando. Collega, lei ha detto che la vostra preoccupazione è far capire agli italiani che noi e voi siamo diversi. Stia serena, gli italiani l'hanno capito benissimo e ve lo dimostreranno alle prossime elezioni. Grazie. Grazie, senatore Bizzarelli.